questa consulta ha proprio lo scopo di rendere condivisibile un'iniziativa e di dare le priorità, perché noi vorremmo essere l'anello di congiunzione di quelle che sono le idee, le proposte, e che tutti insieme dovremmo decidere se dare una priorità ad X anziché ad Y, perché dobbiamo tener conto di quelle che sono i bilanci del comune, e quindi diciamo che questa è un'altra grande responsabilità che vi affidiamo. Chiaramente le vostre proposte, le vostre iniziative, le vostre sensibilità devono comunque tener conto anche dell'aspetto economico di questo ente, ma deve tener conto che esiste un assessore che ha poi la responsabilità e il compito di prendere la gestione di questi eventi. Sono animato da tanta buona volontà per cercare di lavorare e collaborare insieme agli altri per poter poi costruire qualcosa di concreto. Contemporaneamente rappresento anche Enzo Stucchio, che è il presidente del Gabbiano, un'associazione che presente sul territorio da 20 anni, si è sempre occupato del problema dei ragazzi con delle manifestazioni di risonanza abbastanza importanti. Siamo qua per collaborare con tutti. Il storico culturale Borgo Concilio, che opera da oltre 10 anni sul territorio, ormai quest'anno diciamo è l'undicesima edizione della manifestazione Il Borgo in Festa, e siamo propensi a collaborare con le altre associazioni presenti sul territorio per cercare di fare qualcosa tutti insieme per il bene della città. A dimostrazione che noi ci teniamo, per noi non è una semplice passerella, stasera vi anticipo che entro la fine di quest'anno, noi vi metteremo a disposizione una struttura grande che non avete mai avuto in tanti anni in questo comune, perché abbiamo pensato che è anche necessario e indispensabile crearvi le condizioni per stare insieme, per conoscervi meglio e per condividere meglio, perché oggi l'elemento che diciamo critico di questa consulta e di tutte le altre consulte, perché non conoscendosi i membri fra loro non hanno la possibilità di farsi conoscere e nella bontà delle iniziative e per la sensibilità stessa che ognuno di voi rappresenta. Quindi noi vi metteremo in condizione entro quest'anno di avere degli spazi enormi all'interno dei quali potete esercitare le vostre attività, e quindi potete incominciare a ragionare non più come singola associazione, ma come associazioni che lavorano insieme per lavorare intorno a progetti, per lavorare intorno alla crescita culturale di questo comune. Se no corriamo il rischio che ce la cantiamo e suoniamo da solo. Ora, quando si organizza un evento, purtroppo, o a torto o a ragione, bisogna rendicontare. E quando si rende conto bisogna capire anche il tipo di flussi di visitatori che l'assessore bello sa quando presenta le proposte alla regione o agli altri enti. È necessario che indichi i flussi, il tipo di persone che arrivano, i target. Sono d'accordo con Gianluigi quando dice che è necessario anche elevare culturalmente. Non sempre però l'attività elitaria porta gente, per cui è utile considerare i diversi aspetti. Per cui io saluto sicuramente con piacere e soddisfazione che ad Angri per la prima volta le associazioni, grazie all'amministrazione, possono incominciare ad interagire tra di loro. Non sarà un percorso semplice, probabilmente a ognuno di noi toccherà un po' perdere la propria volontà di affermarsi al di là del confronto, per cui bene ha fatto anche il sindaco ad attestare il fatto che sia l'amministrazione ad indicare un cartellone. Io mi auguro che questa consulta possa avere poi un ruolo non marginale e che si possa ragionare in tempo utile nella programmazione degli eventi, così che non si vadano poi a mortificare le volontà, le iniziative di questi cittadini che già per il fatto che sono presenti qua dimostrano un attaccamento tra virgolette alla maglia che non vanno mai messi in discussione. Quando c'è gente che ha voglia di confrontarsi, dare le proposte, significa che c'è passione e vuol dire che c'è volontà di fare le cose buone. Il comunale, quando ho rivolto un augurio caro, anche perché per la verità abbiamo tentato in quest'anno e mezzo, anno e 10 mesi, di fare sì che tutte le associazioni potessero esprimersi ed essere presenti, diciamo, nelle iniziative che noi svolgevamo. Non a caso noi abbiamo
avuto una relazione programmatica che abbiamo cercato di portare avanti. Questa relazione programmatica ha consentito al sindaco, alla giunta, a me insieme alla dirigente, di far sì che potessimo fare 140 eventi e iniziative. Con delibera numero 75 del 29 dicembre del 2011 è stata istituita la consulta permanente della cultura. Questa si è insediata con l'assemblea del 15 febbraio del 2012 presso l'aula consiliare della Casa del Cittadino. Essa è un organismo consultivo e propositivo alla vita culturale del Paese ed è composta da un rappresentante di ciascuna associazione operante sul territorio. Infatti, gli fa parte il presidente della Proloco, due membri nominati dal sindaco, tre eletti con lista bloccata dal Consiglio Comunale, dai responsabili delle istituzioni o fondazioni culturali di Angri, dai dirigenti scolastici, dai rappresentanti delle scuole, dai rappresentanti dell'ASCOM e Confesercenti, da due consiglieri comunali. Per l'occasione il consigliere Selvino e De Simone, rappresentanti della maggioranza, e dalla consigliera di minoranza Carmela Recussi. Alla cerimonia di insediamento erano presenti, oltre ai consiglieri citati, un delegato della Proloco invece del professore Giuseppe Abbate, Vincenzo Vaccaro, Gianluigi Esposito, Giovanni Vitolo, Giuseppe Palumbo, quali membri permanenti della consulta. Inoltre erano presenti i responsabili delle associazioni Acculturando, La Fenice, l'Associazione Culturale e Musicale Euterpe, la Confesercenti, Angri 2000, i commercianti del prolungamento di Corso Italia, Confcommercio, Il Gabbiano, Auto e Moto d'Epoca, Corso Italia, Centro Artistico Arcobaleno, il Chianello Amici della Montagna, il Centro Culturale Onda Sonora, l'Associazione Il Castello, l'Avis Comunale O Globo, l'Associazione Storico Culturale Borgo Concilio, l'Associazione Danza. Agli intervenuti il sindaco Pasquale Mauri ha avuto parole di soddisfazione per la numerosa presenza di cittadini e rappresentanti di associazioni culturali presenti sul territorio. Segno che si ha tutta l'intenzione di dare una svolta incisiva al cambiamento e al rinnovamento con una fattiva collaborazione per dare il proprio contributo. Alla dichiarazione è venuto fuori l'esigenza di intraprendere un discorso di sinergia tra le associazioni per non disperdere le potenzialità presenti sul territorio. La consulta dovrà necessariamente essere un organo fondamentale per la concertazione, la programmazione e la calendarizzazione dei vari eventi. L'unione e la compartecipazione dell'associazione, se interpretata bene, potrà essere l'organo prioritario per quella svolta definitiva anche verso il rilancio dell'economia cittadina. L'assessore al ramo Giuseppe Mascoli ha infine ricordato a ciascuno dei rappresentanti che sarà libero di fornire e proporre il proprio contributo in termini di esperienza e professionalità per poter attuare sul territorio quell'attività volta al miglioramento della qualità delle vigne di Angri.